prima di cominciare vi chiederei se è possibile iscrivervi, se non vi dispiace, tanto è gratuito, quindi non si paga. E poi di attivare la campanella. È importante perché, siccome essendo una serie di video, attivando la campanella magari in sequenza potete vederli dall'1 al 2 al 3. Quindi partiamo. Questo è il video relativo alla terza parte della sicurezza in camper. È il video relativo alla videosorveglianza. Nei video precedenti abbiamo visto soprattutto la parte tecnica, quindi come realizzare un impianto e quello che vogliamo metterci. Nella volta scorsa, la seconda parte, abbiamo parlato delle serrature ed ora siamo arrivati alla videosorveglianza. Partiamo dal concetto che ribadisco: per quanto riguarda i camper, la videosorveglianza è un qualcosa di in più. È in più, ma fino a un certo punto, perché comunque nel momento in cui a noi ci scatta l'impianto d'allarme avremmo l'opportunità di andare a vedere che cosa sta succedendo, soprattutto se non siamo in loco. È anche comodo e importante invece per quanto riguarda la certezza e la sicurezza nel momento in cui siamo all'interno del nostro camper, andiamo a dormire, sentiamo un rumore, qualsiasi cosa possa essere all'esterno, totalmente con il camper chiuso, finestre chiuse, possiamo andare a vedere di fuori che cosa sta succedendo. Quindi secondo me è molto importante. La videosorveglianza nel nostro camper ovviamente va fatta con dei prodotti comunque di qualità, perché comunque se no torniamo al discorso precedente. Per quanto riguarda le telecamere all'interno, possiamo prendere una smart cam da 20 euro. Per l'esterno è un po' diverso perché c'è la compensazione delle luci, c'è la compensazione per gli infrarossi notturni. Quindi metterei delle telecamere che non sono proprio, ecco, economicissime, altrimenti poi è inutile che lo facciamo, perché la problematica principale è effettuare la filatura. Lo vediamo insieme, vediamo come l'ho realizzato, quindi non possiamo vedere la fase di installazione perché già è preinstallato, però lo possiamo vedere insieme e vediamo il risultato finale. Eccoci qua, siamo all'esterno del mio camper e vediamo come io ho realizzato la videosorveglianza. Allora, l'installazione è stata effettuata diciamo lateralmente sul perimetro del camper, come vedete dietro di me. La telecamera è questa qua, è praticamente la telecamera che inquadra tutto il lato della porta d'ingresso, quindi il tendalino, e il gradino e tutta la parte che da lì si estende verso l'esterno. Facciamo il giro, vediamo di qua. Nel posteriore abbiamo un'altra telecamera, sempre DOM. Queste sono telecamere DOM, sono chiamate, no? Ci sono bullet e DOM. Le bullet vengono utilizzate, sono quelle con il braccettino, e le DOM sono quelle fatte così, con una sorta di cupoletta. E queste sono le telecamere, diciamo, posizionate. Una è quella sotto al tendalino, come dicevamo prima. L'altra è nel posteriore, dove poi andrà a controllare anche le bici e i portabici, quindi tutta la parte che si estende nel posteriore del nostro camper. Ce n'è un'altra che fa il lato opposto, come vedete, quindi fa praticamente tutta la parte, quella che va, ora vediamo di riuscire ad inquadrarla, nella parte lato guida, diciamo. E la quarta telecamera, che è quella che è posizionata praticamente in cabina, ora andiamo a vedere, è all'interno della cabina, che punta verso la parte anteriore, quindi dall'interno della cabina vado a vedere praticamente tutta la parte esterna tramite vetri. Eccoci qua, eccoci in cabina, la vediamo insieme. La parte della cabina è monitorata da questa telecamera qua. Questa telecamera, che sono tutte 2.8 mm, quindi hanno un grand'angolo, sono grandangolari proprio, perché tanto a noi ci interessa di vedere il più possibile. Quindi questa posizionata in questa maniera va a vedere praticamente tutta la parte anteriore, sia da dentro la cabina che punta verso l'esterno, verso il fuori. Ora andiamo a vedere tramite l'interfaccia del DVR e come si vede. Il posizionamento del DVR non lo faccio vedere perché deve essere nascosto,
Quindi poi spiegherò un attimino come poter realizzare questo impianto con i cavi. Questo è un impianto analogico, però è ibrido, quindi è un XVR, sono chiamati, sono videoregistratori ibridi, quindi fanno sia telecamere IP che telecamere analogiche. La telecamera analogica non è più analogica, in realtà è digitale anche quella perché va su coassiale, quindi sono telecamere comunque ad alta risoluzione. Le telecamere IP si utilizzano più che altro nella modalità con i cavi UTP, quando praticamente puoi utilizzare delle telecamere wireless, oppure nulla toglie di utilizzare le telecamere IP, anche se i costi sono un pochino più elevati. Andiamo a vedere dentro, spieghiamo come funziona l'XVR o l'NVR. Ok, questo è quello che vediamo dal PC, ma il PC non lo useremo quasi mai praticamente, o da remoto se proprio vogliamo da casa controllare l'interno del camper o l'esterno. Andiamo a guardare la telecamera posizionata anteriormente. Questo è quello che vediamo con la telecamera posizionata anteriormente dove l'ho posizionata io. Abbiamo la comodità di vedere tutta questa schermata con tutto il dentro della cabina. E tramite la vetratura vediamo anche parzialmente o gran parte dell'esterno. Andiamo a vedere le altre. Questa è quella posteriore, la telecamera posteriore che va anche a salvaguardare un eventuale carico sul portabici, quindi bici o qualsiasi cosa si voglia mettere sul portabici. Questa è la laterale sinistra, quindi da qua noi vediamo tutta la lunghezza del nostro camper fino alla motrice anteriore e poi in larghezza vediamo tutto quello che si vede oltre il camper, che comunque andiamo parecchio perché qua considerate sono più di 10 metri. Lato destro è magazzino, adesso c'è tutto quello che adopero per lavorare nel camper, quindi è un po' un disastro, però diciamo che sostanzialmente vediamo la stessa cosa, tutta la parte lunga del nostro mezzo. Quindi vediamo tutto per intero, questa è la scala. E altri 6, 7, 8, 9 metri intorno in funzione anche della profondità e se è salita o discesa quello che vediamo in quel lato specifico. Sono messe inclinate, non sono messe orizzontali perché le telecamere hanno una risoluzione rettangolare, tutte le telecamere, gli standard 1200x1600. 1024x768 sono i pixel orizzontali e verticali. Quindi avendola ruotata, praticamente ruotandola in situazione orizzontale, a livello estetico la vediamo in un modo che potrebbe sembrare strano, però praticamente così riusciamo a vedere al 100% anche tutta la lunghezza del nostro mezzo. Poi ognuno le può appuntare come vuole. Io le ho appuntate così perché secondo me è il modo ottimale per poter sfruttare la lunghezza e la larghezza. Il nostro mezzo, essendo lungo, andrebbero posizionate in lunghezza. Questa è la nostra interfaccia. Andiamo poi da qua a vedere playback, registrazione e quant'altro. Però volevo farvi vedere anche da smartphone. Andiamo sullo smartphone. Abbiamo aperto la nostra applicazione, vediamo tutte e quattro le telecamere, basta fare un doppio tap sulla telecamera singola e automaticamente si apre. Le telecamere ce le fa vedere in stream 2, quindi uno stream più leggero per velocizzare tutta la situazione, quando sono multischermo. Nello schermo singolo invece lo mette in alta risoluzione. In questo caso noi basta girare lo smartphone di 90 gradi e le vediamo in tutto schermo. Stessa cosa vale per le telecamere alla visualizzazione a quattro telecamere. Noi le ruotiamo e automaticamente te le fa vedere tutte in stream 2, quindi in bassa risoluzione perché è molto più veloce. E quando le riruoti te le fa vedere in stream, sempre stream 2, ma in modalità verticale. Anche qua abbiamo tutte le opzioni per andare a vedere poi le registrazioni e quant'altro. Quindi è molto comodo, molto rapido. Nel momento in cui scatta l'allarme, io basta che vado ad aprire l'applicazione, tempo 10 secondi, e sto vedendo sia all'esterno che all'interno del camper nel momento in cui posizionassi anche una telecamera all'interno. All'interno ho messo una telecamera smart home,
Quindi è una telecamera che praticamente è molto economica, però in realtà per quello che deve fare va benissimo. Andiamo a vedere anche quella telecamera. Ok, questa da cui mi state vedendo è la telecamera interna posizionata nel mio camper. E questa telecamera è una telecamera smart, quindi è una telecamera economica e serve solo per visualizzare nel momento in cui dovessero entrare nel camper per sicurezza, quantomeno verificare che dentro il camper sia tutto a posto, o se scatta il sensore di fumo, se scatta il sensore di temperatura che ho dell'Ajax dell'impianto allarme, vado a vedere se effettivamente c'è fumo, se c'è, insomma, tutto fa comodo quando ce l'abbiamo in più. La telecamerina che stavamo vedendo qui, prima è posizionata nella parte anteriore, ve la faccio vedere. È questa telecamera qua. Ok, detto questo, abbiamo creato un sistema di videosorveglianza a 360 gradi, dove avremo poi una sorta di raggiungimento da remoto, perché in questo caso è installato un router 4G, quindi tutto quello che noi facciamo e vediamo da dentro al camper possiamo vederlo anche da casa, come se fosse un impianto di un'abitazione separata che sta dall'altra parte del mondo, non c'è problema. Viaggia tutto tramite 4G, quindi utilizzando un piccolo router con un abbonamento da 5, 6, 7 euro mese, oppure un abbonamento annuale, ma per le videocamere l'abbonamento annuale è un pochino stretto. Un piccolo abbonamento da 5-6 euro mese con alcune compagnie ci si riesce, e praticamente nel camper abbiamo la stessa identica connessione che abbiamo a casa, perenne, costante, in modo che le nostre telecamere, il nostro impianto sia praticamente collegato sempre con noi, in qualsiasi punto noi ci troviamo. Stessa cosa vale per le periferiche smart. Poi realizzerò anche un video sulle periferiche smart nel nostro camper, quindi è possibile utilizzare tutto quello che noi utilizziamo manualmente, utilizzarlo con lo smartphone e non solo da locale ma anche da remoto. Io con questo vi saluto e se vi serve qualche informazione in più scrivetelo nei commenti e mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanella, così tutti i video che farò successivamente vi arriveranno in notifica e se vi interessano potrete guardarli con più facilità e trovarli con più facilità. Arrivederci al prossimo video.